Siamo molto felici di poter ospitare davvero questa nuova edizione in presenza. È necessario parlare di scuola, di istruzione, di diritto allo studio. Finalmente tutti e tutte hanno acquisito consapevolezza riguardo alla centralità dell'istruzione nella nostra società. Questa pandemia ce lo ha sicuramente ricordato. Io mi auguro che questa consapevolezza non si perda, anche superata questa fase così complicata che sappiamo tutti essere stata particolarmente complessa proprio per il mondo della scuola, e quindi tornare oggi a guardare con fiducia al futuro, confrontarci su una scuola che sia sempre più innovativa, inclusiva, che garantisca davvero alle nostre bambine, ai nostri bambini, alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi di potersi formare, educare, di poter crescere e diventare cittadine e cittadini del futuro, ma anche già del presente, diventa fondamentale. Collegate dalle loro classi, quindi cercando di allargare. Si ritorna anche alle date originarie con un programma straordinario per ragionare su quelle che è l'innovazione nel mondo della scuola, non solo oggi ma anche in prospettiva futura. Abbiamo in questo momento delle occasioni straordinarie, sia con i fondi del PNRR, sia con i fondi PON e con altri fondi. È bene costruire insieme quel percorso che possa dare nel più breve tempo possibile delle scuole che siano sempre più all'avanguardia in termini di struttura e in termini di insegnamento. Lavoro prezioso e importante che voglio ringraziare l'Italia, e alcuni saranno anche proprio questi giorni, abbiamo già fatto, continuerò a farlo. Quello che voglio dire, una delle cose diciamo più belle che ci saranno quest'anno, e ce ne sono tante di novità, ma una delle grandi novità è che Didacta è dedicata a Maria Montessori a 70 anni dalla morte. E ci sarà, Maria Montessori è una delle più importanti pedagogiste del mondo, nel mondo è amatissima, apprezzatissima e ha ispirato moltissima pedagogia nel mondo, in America, in Canada, nei paesi del nord Europa, Germania, Olanda. E ha ispirato, diciamo, c'è una connessione fortissima tra la nostra, tra Fiera Didacta Italia, la missione di Fiera Didacta Italia, che è l'innovazione della didattica, l'innovazione della scuola, e tutte le teorie e il metodo Montessori. Da questo tavolo a cui passerò. Domenica 22 ci sarà il Montessori Day, dove ci sarà la mostra permanente per tutti e tre i giorni. Poi però domenica saranno concentrati due grandi eventi, il convegno la mattina alle 11:30 con tutti i più grandi esperti italiani e studiosi di Maria Montessori, e anche il presidente onorario di Didacta Germania, che è un montessoriano, cioè un grande studioso di Montessori. E poi ci sarà il pomeriggio, quindi sarà un momento molto importante. E poi il pomeriggio ci sarà alle 3 lo spettacolo teatrale che è stato organizzato e regalato dal Comune di Ancona su Maria Montessori.